zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene, allora, dunque, innanzitutto volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a un bel po' di iscritti, non molti, ma bastano quelli che ho, e niente, sono appena rientrata a un bel riposino, perché mi ha fatto il riposino, ovviamente. E poi cosa devo dirvi? Nulla, fa un caldo, ragazze, che si muore, però vabbè. Quindi appena posso farò un video di make up, non vi prometto niente perché tanto lo so come va a finire, che non ve lo faccio. Oggi mi ha lasciato i capelli belli sciolti nonostante il caldo che fa, già sciolti e metà alzati, quindi per me è top. Quindi ragazze, che dirvi, sono stracontenta di essermi finalmente depilata, già mi ho tolto la foresta amazzonica dal mio corpo, nel senso da qua non sono molto pelosa, però in un certo senso ho bisogno di depilarmi. Anche le basette le ho tolte tutte quante perché ne avevo un casino, non so se si nota dal video. Vabbè, questa macchia è una macchia una macchia di peli, sì, come posso chiamarla? Ormonale, la macchia ormonale, vedete? Sì, macchia ormonale, e non ci posso fare niente, ragazze, me la devo tenere. L'unica cosa è fare il laser o la luce pulsata, ma né l'uno né l'altro non la posso fare per il semplice motivo che è un glaucoma. Con il glaucoma non posso farlo, quindi ragazzi, questo video non lo taglio, ragazzi, già va aperto che non lo taglio, perché io sono così e così rimango, semplice e genuina come mi vedete voi. E quindi non ho intenzione di tagliare nessun video. Quindi, vabbè, quando faccio il make up è ovvio che taglio qualcosa. Ma per quanto riguarda lo sbadiglio non credo che taglio nulla. Vi stavo dicendo dunque che questi sono peli ormonali, queste macchiette che vedete sui peli. Ho provato con la ceretta a togliermelo e anche con la pinzetta, però la macchia rimane lo stesso, vedete. Vi dovrei truccare perché così sono inguardabile, però con questo caldo che ne ha voglia di truccarsi, ragazzi. Vabbè. E niente, c'è proprio un caldo allucinante. Sto sudando anche qua sotto le occhiaie. Già. Allora, ragazza dolcemente ha caricato un video e vabbè. Già. E niente. Io intanto mi ho fatto anche fare il baffetto, ovviamente se vai per il corpo vai anche per il viso, cosa scontata ma logica. Mi ho fatto togliere tutti i baffi perché qui c'era una macchia da baffetto, no? Non so come ho fatto, mi è scomparsa, non mi chiedete come perché non lo so, però vedete, non c'è più nulla, meno male, va via i baffetti, show, non li vogliamo. Allora, mentre le sopracciglia sono rimaste sempre quelle che sono, le sopracciglia, e basta. Anche il naso, vedete, non c'è più nulla, tutto a posto, tranne queste occhiaie di panda che ho, che mi ritrovo, sembro non so cosa, vabbè. Però boh. E niente, questo è quanto. Già. E nulla, di là ho letto tutto disfatto, ma vabbè, dettagli. Ah, volevo rivedere che cosa, come ho combinato con la mia postazione trucco. Allora, questo lo metto qui e ne ripiglio un altro dopo. Faccio vedere com'è la postazione trucco, va bene? A dopo. Allora, come qui, questa è dove eravate seduti, dove eravate voi qui, poggiate qui. E vabbè, qua ho cambiato tutto, ho fatto tutto di più, l'ho cambiato tutto in bello e meglio.
qui lo stesso, qui c'è un sacco di, vabbè, due matriosche più che altro, due matriosche. Non ripetiamo più volte le cose, per favore, vabbè. Poi qua c'è mia madre con me in braccio. No, allora io a lei in braccio. Ok, vabbè, ha detto la stessa cosa, ma credo di essermi abbastanza capita. Poi due profumini, un campioncino, mi ha aspettato il mio vicino. Allora, una scheda SD, vabbè, Padre Pio, un angioletto, un altro Gesù di Pasqua, i profumi, tanti profumi, l'acqua termale che non può mai mancare, quella qua. Poi qua altri profumini, un pacchettino di cos'è, a fazzolettini, non vedevo, scusate. Poi qua c'è roba da buttare perché non so quando recensirvela. Ma mi pare che questo già ve l'ho recensito, ve lo recensirò, come si dice? Vabbè, ve lo farò rivedere da capo, non solo in questo video, ma lo rivedrete in 3 miliardi di altri video, vabbè. Questo, vedete cosa tutto c'è qua dentro? L'altro, come dice che lì è dell'orrore, vabbè, comunque, non stiamo qua a perdere tempo. Questa è una cremina corpo, cremina mano, scusate. Altri, vabbè, come dire, veramente, sì, ecco cosa vi stavo dicendo, Titti, no, non è Titti, come si chiama, questa qua, questa, vabbè, forse voi ce l'avete in mente, ma io no, scrivetemelo qui sotto se volete, però non mi insultate, perché sennò vi cancello, già ve lo dico, e poi, il mio specchietto, ciao ciao. Poi qua un doposole, lozione doposolare, doposole, Vichy, che me l'ho messo come me lo metto come per il trucco, oggi non riesco a parlare, vabbè, per riarmi così come sono. Ahava, Shivo per i capelli, che sarebbe una crema per i capelli, che poi io la uso solo per i piedi. Sì, voi direte perché per i piedi e non per i capelli? Perché non mi fido per niente. Qui altre cose, qui lo scaldacera che tanto non lo utilizzerò mai perché non sono capace di depilarmi da sola, l'ho detto anche in 3 miliardi di video. Questo è un shampoo di Ofidra che non utilizzerò mai perché non mi interessa, non mi voglio creare altri problemi, altri danni. Un angioletto, la crema di pupa che dovrò utilizzare assolutamente. Ah, quelli sono altri miei fan che sono venuti sotto casa mia a portarmi quel foglio lì che mi piace da morire, grazie mille ai miei fan, ai miei vecchi iscritti. Un telecomando per il condizionatore, vedete questo qui, questo. Una molletta, la lampada che tra un po' stavo cadendo, la devo riaggiustare, nel senso che devo mettergli la lampadina, non devo aggiustare niente, ma devo solo riapplicare un'altra, per fare più luce a me più che altro. Qui invece c'è cose di campioncino, aspetta che si sposta la sete perché fa rumore. Ok, qui c'è campioncini, una trusty Douglas, campioncini, 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 campioncini di profumi, campioncini di skincare. Qua una scatola, no, questa non è campioncino, è una scatola di trucchi, come potete ben constatare, vedere, non che constatare. Vabbè, sì, vedere, non ve l'apro perché tanto l'avrete già visto in altri video che è di Natale. Non so se l'avete visto, forse non ve l'ho fatto vedere, boh. Casomai un giorno ve l'aprirò, quando mi capita. Quando mi capiterà di farvi un altro video. Poi, perché ho mente tanti video che non so mai quando li farò. Comunque, questi sono altri prodottini. Vabbè, le salviettine multiuso che non ci fanno niente qua, vabbè. Un'altra mollettina. Eccola qua, e poi un detergente per struccarmi che tanto ho terminato. Questa brucia come il fuoco, come non so cosa, come l'inferno, quindi non lo utilizzo più. Questo invece è tutti i campioncini, un burro cacao della Yves Rocher Alteverde, una cos'è questa? Ah, un campioncino della Roche Posay, vedete? Sì, Roche Posay, per lavarmi il viso, un rossettino che tanto mi sa che non fa più, un labello, qua dove sei finito? Ecco qua.
qua un lavello, vedete? Che tra l'altro mi piace un sacco, lo sto strautilizzando, ma è infinibile. Come si dice? Non, è un mistero, non si finisce mai, non so perché. Non vedo la prova perché tanto ve lo farò vedere in un video make up, in un tutorial, come si suol dire, non lo so, con un trucco che tre ultimi. E poi altri due campioni presi da non so dove. Non me ne hanno regalati in realtà, però non so dove me ne hanno regalati. Comunque, Vidal, campioncino di Vidal. Quindi busta di campioncini, come potete ben vedere, eccoli qua. E qui la mia solita cassettonzola, dove ci metto tutte le mie palette, la mia agenda del 2022, un campioncino, anzi no, un campione, un dentifricio direttamente, diciamo, Sensodyne, come ci sto trovando bene. Poi anche questo l'ho iniziato da poco, costa in farmacia 5,50 euro. Molto buono, Sensodyne Repair, protezione per i denti, ripara dalla sensibilità dentale, dallo smalto anche ripara, credo, perché così, vi è scritto così, hanno detto in pubblicità. E poi. Qui c'è altri prodotti da recensirvi, ossia il Fix & Baby, che mi sto trovando bene per post ceretta. Perché quando torno quando rientro a casa, che sono rientrata dall'estetista, che sono andata dall'estetista e rientrando a casa, mi passo qualcosa per non sentire fastidio dopo la ceretta. Ovviamente, trattamento specifico per irritazioni da pannolino, ma io lo uso per altro, quindi per post ceretta, quindi mi sta bene anche così. Sì, ragazzi, avete capito bene, costa 6,65 euro questo. Colgate che la sto utilizzando, ovviamente mia nonna, 75 ml di prodotto per un prezzo di 1,70 euro, sì, 1,70 euro, dentifricio al fluoro, aiuto. Aiuta a combattere il tartaro, ok, per i denti bianchi e lisci, ok. Un pao via di 12 mesi. Comunque qua vi sono tutte le mie cassettine, questo mio comò. Come lo potete vedere, il letto disfatto, chi se ne frega. E niente. A posto, ragazze. Io adesso vi lascio. Nel senso che torniamo alla base. E ci vediamo dopo. Bye bye. A dopo per i saluti. Ed eccomi qua. Allora, ragazze mie, che dire di bello. Noi ci salutiamo perché vi ho fatto vedere tutto. Scusate. Questa è l'agenda dove mi segno tutto, che adesso ho anche smesso da un bel po' di segnarmi le cose per i miei video di YouTube. Però ci sto ripensando, ci sto facendo un pensierino di riscrivere quelle cose che ovviamente non mi scrivo da una vita e mezza, nel senso che non me la segno più, però dovrei ricontrollare. Sì, sto scrivendo qualcosina, qualche cosa la sto spicciolando qua dentro, la sto scrivendo, ma non sempre del tutto. Però ci devo ritornare perché è comoda e bella, tanto qualcuno la sta ridendo, nel senso che mi ha scritto su WhatsApp, ma vabbè, dettagli. Vabbè, bisogna ridere, ragazze, se no qua non si capisce più niente. Se non si ride, se non si scherza, se non si dicono cose insensata quando non ce n'è bisogno, vero? Non è così forse? Ma sì, dai. E nulla. Adesso io tra poco vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in prossimo video. Non adesso, non lo so quando, ragazze. Io adesso vi farò un video di trucco, non oggi perché sto grollando di sudore. Sto grollando, che sto dicendo? Sto crollando di sudore perché sto grondando veramente, ma grondando di brutto. E noi ci si vede nel prossimo video. Ciao. Like, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso alla fine. Di supporto, like. Fatemi sapere qui con un commento. E niente, a presto. Ciao, attivate la campanella. E se vi iscrivete, se vi iscriverete. Ciao! Ciao ciao!